Ciao a tutti, benvenuti a un'altra puntata dei Sentieri di Black. Ciao anche da Claudia e ciao da Leo, che ci accompagnerà anche lui nel giro di oggi. Siamo sulle sponde del Lago Maggiore, siamo a Cannero Riviera, più avanti il confine con la Svizzera e Locarno. Oggi vi presenterò un bellissimo tour qui nella Val Cannobina all'interno del Parco Nazionale della Val Grande, un giro di circa 38 km per 1.800 di dislivello. Faremo cima all'Alpe per poi andare verso il Monte Piambello. Il parco avventura, o comunque un parco un po' particolare che poi vi farò vedere nel dettaglio, Wonderwood, per fare una delle bellissime piste in discesa che partono dal Monte Carza per poi tornare nuovamente qui sulle sponde del Lago Maggiore. Non vi rimane a questo punto che seguirci, mettere un like se il video vi sarà piaciuto, iscrivervi ai miei... Iscrivetevi ai social, i Sentieri di Black, Instagram e Facebook, e iscrivetevi anche ovviamente qui al canale per rimanere sempre informati su nuove proposte. Vi ricordo che tutti i video che vedete sul mio canale sono sempre disponibili a richiesta. Non ci rimane nient'altro che iniziare il nostro fantastico tour qui dalle sponde del Lago Maggiore in Val Cannobina. Andiamo! E da Cannero Riviera, che rimane là sotto, abbiamo fatto già un po' di asfalto, ne avremo ancora per salire, ci siamo fermati per vedere il panorama del Lago Maggiore. Bello. Ah, questo tratto lo ricordo ancora con grande entusiasmo, con tetto, ma guardate, perché adesso inizierà poi veramente il tratto bello e suggestivo in mezzo al bosco, torrentello, bellissimo, bellissimo. Lasciamo definitivamente l'asfalto, facciamo la salita per la cima più alta del giro, cima all'Alpe. Qui siamo su uno dei tratti della linea Cadorna che percorre tutto il versante. Bello, bello, bello! Da dove siamo arrivati, come vi avevo accennato, qui ci sono anche le fortificazioni, i bunker della linea Cadorna. Ci addentriamo solo un pezzettino perché qui è molto buio. Dammi la luce, Claudia, però non è che si vede più di molto, riuscite a vedere un po' con la GoPro. E poi di qui si continua, si va dentro, però c'è anche fango bagnato, quindi ci fermiamo qui. Giusto per farvi vedere che la particolarità di questa zona è anche rappresentato appunto dalla linea Cadorna. Un'altra bella fortificazione della linea Cadorna. No, continuano i tunnel della linea Cadorna, anche qui si può entrare, però evitiamo. Saliamo. Si prendono le scale qui a fianco della fortificazione e ci arrampichiamo. Leo, vieni, vieni, Leo, vieni,
Ecco qui i resti della vecchia trincea, ovviamente è bellissima da vedere anche questa, questo aspetto storico. Vedete tutta la trincea che corre attorno alla fortificazione. Prima parte della discesa del tour di oggi, cassata al giusto, un po' smossa. Occhio al tronco lì, eh. Brava, brava, controlla la bici, eh. Sì, chiesetta di Sant'Eurosia, sì. La chiesetta di Sant'Eurosia è sempre bellissima, guardate che spettacolo. E adesso rilasciamo nuovamente l'asfalto per dirigerci verso il Monte Piambello, di nuovo nel bosco, di nuovo su scassato, sempre ben pedalabile. Qui adesso inizia un bellissimo trail in salita nel bosco, da godere a pieno con l'elettrica, se no sarebbe a spinta, poi sopra spianerà un pochettino ed è un trail fantastico, fantastico. Mamma mia raga, questo è un trail da bava alla bocca, una figata. Mamma mia raga, bellissimo in salita con l'elettrica, bellissimo in salita, e adesso sarà altrettanto fantastico in discesa. Bello 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 bello. Ecco la vietta, bello bello bello, e se l'ho fatto io, addio. Mia raga, commovente, commovente. Direi anche scassatello con qualche radice, abbastanza vertical, anche se comunque dalle inquadrature sapete benissimo che schiaccia, quindi non dà molto l'idea. E qui un po' di tecnica raga bisogna averla, eh. Io ho anche il leone nello zaino, quindi vado giù abbastanza tranquillo.
vi ho fatto vedere una prima variante dei due sentieri che corrono paralleli. Volendo c'è quest'altro tratto che è un po' più facile, meno scassato rispetto all'altro. Commovente, raga, commovente questo sentiero. Passo a destra, passo a destra. Ci stiamo avvicinando al parco di cui vi avevo accennato all'inizio, Wonderwood. Adesso ne vedete una più ampia panoramica. Bella sosta anche qua, consigliata. Mi sono fermato un attimo per farvi vedere questa ampia panoramica su Wonderwood. E dopo aver lasciato Wonderwood ci dirigiamo verso la Big Bend, panchina gialla da dove si avrà un fantastico panorama sul Lago Maggiore, e poi da lì inizieremo a fare il trail. Eccoci alla panchina gigante gialla di Viggiona. Come vi avevo detto, un panorama fantastico, bellissimo. Noi siamo scesi di là. Lasciata la Big Bend, tra poco affronteremo il trail in discesa, lasciamo gli ultimi scorci in alta quota del Lago Maggiore e poi giù sul versante. Prima di scendere, come vi avevo già detto, vi faccio vedere un'altra postazione della linea Cadorna. Lì sotto si vedono ancora delle vecchie trincee e tra poco scenderemo. E adesso, raga, finalmente si inizia a godere come dei ricci sul trail che vi avevo accennato, che è, non dico lo scopo del tour di oggi, ma poco ci manca. Guardate che bello, guardate come va giù a tornanti, guardate come è bello pulito, belle le sponde. Vado un po' a occhio, poi dopo slancia, bello flow, salto. Leo si diverte come un pazzo, come al solito. Mi fermo al bivio a aspettare Claudia.
Ma vai a piedi, eh! La chiusura del video oggi la facciamo da casa, abbiamo tirato un po' per le lunghe e anche la batteria era terminata, quindi ho dovuto ricaricare. Avete visto un bellissimo giro, tecnicamente e fisicamente impegnativo, la discesa finale è la più tecnica del giro, però avete visto quante chicchette regala quella parte di Lago Maggiore sul versante piemontese. Non mi rimane che ricordarvi di iscrivervi al canale, mettere un like se il video vi sarà piaciuto, seguire i miei social Instagram e Facebook. Noi ci vediamo alla prossima puntata dei Sentieri di Black. Ciao! Ciao! Mi farà stare bene!